Era il monumento più visitato al mondo fino al 15 aprile 2019. Quella sera, le fiamme hanno minacciato di distruggerlo. Ad ogni modo, la sua guglia ha ceduto. È stata come una pugnalata alle spalle, stavo per svenire. È accaduto qualcosa che non sarebbe mai dovuto accadere. Ciononostante, la cattedrale di Notre-Dame-de-Paris è ancora in piedi. Larga 48 metri, lunga 127 metri, ha due torri alte 69 metri, che sono state a lungo le più alte della capitale francese. È monumentale proprio come sperava il suo progettista, il vescovo Maurice de Sully. Uno dei motivi principali per i quali Notre Dame è stata ammirata fin dall'inizio sono le sue dimensioni. È enorme. È enorme per la sua epoca. Questo capolavoro del XII secolo ha resistito all'incendio grazie al suo progetto originale. I costruttori hanno realizzato due gigantesche volte di pietra, ancora in piedi, alte 35 metri. Erano le volte più alte d'Europa al momento della costruzione. Erigere una volta di 35 metri era un record indiscusso nel mondo occidentale. Un baluardo contro le devastazioni del tempo, come simboleggiano le sue fondamenta colossali, che sono radicate in uno dei terreni più rigidi di Parigi. Tutto questo vasto lavoro era invisibile, ma anche questo era un capolavoro nascosto. Per garantire che Notre Dame fosse completamente stabile, furono aggiunti dei giganteschi archi rampanti, i più grandi al mondo, alti 12 metri. Questi maestri massoni erano brillanti progettisti e sono stati in grado di far poggiare qualcosa di così grande su questa specie di zampe di ragno. Per 800 anni, la struttura in legno soprannominata la foresta, ricavata da 1200 querce, ha protetto la pietra finché non è andata in fiamme. L'unico tallone d'Achille in caso d'incendio era la guglia sovradimensionata eretta da Viollet-le-Duc nel XIX secolo. Un'enorme struttura ricavata da 750 tonnellate di legno e piombo, il cui peso equivaleva a quello di 3 aerei. Questa è la storia di come è nata Notre Dame e di come ha resistito al fuoco e al passare del tempo. Agli occhi del mondo era l'incarnazione dell'architettura medievale ed era considerata immutabile e impenetrabile. Una delle cose più orribili che io abbia mai visto è la guglia in fiamme che crolla nella navata. Quando l'incendio si è avvicinato alla facciata, abbiamo cominciato a preoccuparci per tutto l'edificio. Il monumento storico più famoso al mondo era stato ferito al cuore. La mattina dopo, vedendo i notiziari, abbiamo provato sollievo. Voglio dire, è stato un incendio terribile, ma c'era la sensazione che a qualche livello il sistema gotico a prova d'incendio funzionasse. Un antico, perfetto sistema gotico a prova d'incendio fu progettato dai costruttori più di 8 secoli fa. La grande innovazione tecnologica in termini architettonici fu la volta. Hanno compreso molto velocemente che era necessario avere degli edifici con delle volte per limitare grandi danni. Notre Dame è il frutto della pura ingegneria architettonica del Medioevo. Tuttavia non rimane traccia delle intenzioni dei costruttori.
Per scoprire i segreti dei suoi punti di forza, bisogna raccontare la sua storia tornando indietro nel tempo alla metà del XII secolo. Nel 1160, Parigi era una movimentata città di 25.000 abitanti. Era una città in crescita, ma non aveva ancora la sua cattedrale. Delle notevoli strutture gotiche erano già state costruite a Lyon, a Noyon e a Sens. Improvvisamente abbiamo questa esplosione di grandi cattedrali e quindi non solo le città diventano molto ricche, ma i vescovi sentono il bisogno di avere cattedrali che siano in qualche modo rappresentative e degne del nuovo status della città. Come i suoi colleghi, l'ambizioso vescovo di Parigi, Maurice de Sully, voleva una cattedrale, soprattutto perché aveva i mezzi per costruirne una. Il vescovo possedeva un grande numero di terreni in alcune zone della capitale. Era un lord importante, con un reddito immenso. Un reddito enorme e dei terreni consacrati proprio al centro di Parigi, sulla Île de la Cité. Forse lì c'erano già diverse chiese. La più importante era quella dedicata a Santo Stefano. Ma indubbiamente era troppo piccola e decrepita per il nuovo vescovo di Parigi. E Maurice de Sully voleva demolirla. La sua ambizione era di costruire una cattedrale bella come la Basilica di Saint-Denis, a 10 km a nord di Parigi. Ricostruita tra il 1130 e il 1144 dall'abate Suggerio, era il sepolcro dei re di Francia e contribuì a far esplodere l'architettura gotica. Tutto quello che resta di questo fervore è il deambulatorio. Quando la gente del Medioevo ha scoperto la basilica e il coro, deve aver notato che la luce era presente ovunque. Le pareti erano sparite. C'era solo una foresta di colonne che lo rendeva uno spazio unico, con campate aperte e absidi. Era un cambiamento davvero radicale. Questa impresa era stata resa possibile da un elemento strutturale che era il simbolo dell'architettura gotica, la volta a vela. Fino a quell'epoca, le volte presenti negli edifici religiosi erano a botte. Pesanti, a forma di tunnel, esercitavano una notevole e continua pressione sulle mura laterali. Se prendete un foglio di carta e lo piegate per creare un tunnel, e poi premete in cima alla carta, sentirete che la carta spingerà in basso, verso i lati. Per controbilanciare la pressione, le mura erano spesse e pesanti. Si usava così tanto materiale che era difficile costruirle alte o aprire l'edificio. Ma combinando due volte a vela, i costruttori medievali hanno capito che il carico poteva essere trasmesso in basso, sulle file di colonne. Hanno capito che il muro al centro non era più necessario. Essendo più leggere e costruite con meno materiale, le volte a vela raggiunsero delle altezze più elevate. E coperte da pannelli di pietra, le costruzioni furono protette da eventuali incendi che sarebbero potuti scoppiare nelle travi superiori. Aveva senso utilizzarle e davano un bellissimo effetto estetico con queste linee diagonali che si intersecavano nello spazio. I vecchi edifici non potevano essere più paragonati a Notre Dame. Maurice de Sully voleva che il suo edificio avesse la più imponente volta a vela mai costruita, al fine di renderla un punto di riferimento per i monumenti gotici. Ma aveva bisogno di un architetto eccezionale per realizzarla. Nel XII secolo, gli architetti spesso venivano formati nelle massonerie, erano chiamati maestri massoni. Non conosciamo i nomi dei maestri massoni gotici che lavoravano per de Sully.
Queste persone erano incredibilmente ponderate nel cercare di comprendere la geometria e l'ingegneria. Avevano bisogno di qualcuno che potesse creare un'armonia e delle proporzioni basandosi su semplici schemi geometrici. Non sappiamo chi sia stato il primo maestro massone di Notre Dame, ma è probabile che Maurice de Sully abbia scelto il massone più ambizioso e audace dell'epoca. Immaginiamo che abbiano detto: vogliamo un edificio che sia molto moderno e molto attuale, vogliamo qualcosa che sovrasti la città e affermi il potere della cattedrale. Cosa puoi fare per noi, maestro massone? Sotto l'occhio vigile di Maurice de Sully, il primo maestro massone ha creato i progetti per una cattedrale gigantesca. La scala era eccezionale. Notre Dame sarebbe stata la chiesa più grande della regione di Parigi, con i suoi 48 metri di larghezza e 127 metri di lunghezza. In Francia, all'epoca, solo l'abbazia di Cluny era più grande. Uno dei motivi principali per i quali Notre Dame è stata ammirata fin dall'inizio sono le sue dimensioni. Era enorme per la sua epoca. Penso che in un certo senso sia utile pensare alla cattedrale come a uno stadio civico, perché era il luogo in cui dovevano svolgersi tanti rituali e cerimonie importanti. E un piccolo edificio è un pericolo per la sicurezza. La straordinaria superficie era paragonabile all'altezza. La larghezza interna dell'edificio richiedeva che le volte si innalzassero per 35 metri, rendendo la cattedrale di Maurice de Sully l'edificio a volta più alto nel mondo occidentale. Erigere una volta di 35 metri era un record indiscusso nel mondo occidentale. Era quasi al di là delle possibilità umane. Sembrava che fosse opera di Dio. Tecnicamente era incredibile. Il maestro massone costruì delle volte a vela a sei parti, o sexpartite, composte da tre archi e tre pannelli a volta. Questo rinforzava la struttura, riducendo quasi del tutto il rischio di un crollo. È una scelta estetica geniale perché amplia la larghezza dello spazio. Avere una volta sexpartite distribuisce il volume in una soluzione molto elegante. L'impresa di Notre Dame è stata quella di combinare delle volte maestose con delle mura davvero sottili, che non sono più spesse di quelle degli edifici di Haussmann a Parigi. Al fine di assicurarsi che queste mura sottili fossero stabili, la spinta delle volte doveva essere controbilanciata da un'altezza di 35 metri. Come fu realizzata? Il maestro massone del XII secolo trovò una soluzione audace: creare degli archi rampanti esterni visibili. Gli archi rampanti sono essenzialmente dei supporti che sostengono questi monumenti molto ambiziosi. Quello che ha reso Notre Dame innovativa è stato scegliere degli archi sin dall'inizio, perché la scala gigantesca del progetto li richiedeva. Gli archi rampanti lunghi 12 metri di Notre Dame erano i più grandi al mondo. Avevano una doppia funzione: trasferire la spinta delle volte dai supporti interni al terreno esterno e proteggere l'edificio dal vento. A 35 metri di altezza, il vento avrebbe potuto far crollare la struttura semplicemente esercitando una pressione insostenibile. Se gli archi rampanti sparissero, Notre Dame resterebbe ancora in piedi, ma non durante una tempesta terribile. Gli archi furono costruiti per motivi tecnici, ma furono scolpiti in modo impressionante. La loro forma, simile a un ragno, non ha eguali.
Maurice de Sully voleva assolutamente che la sua nuova cattedrale non fosse solo tecnologicamente avanzata, ma che passasse alla storia. La risposta del maestro massone si può osservare nelle decorazioni, in particolare nelle imponenti colonne del coro e della navata ispirate all'antichità. L'idea delle colonne è un'idea che si basa sull'antichità e noi vogliamo pensare a una Parigi che voglia essere antica, che voglia sottolineare l'illustre passato romano. Oltre a queste colonne che sono distribuite in modo uniforme, il collegamento con il passato è stato rafforzato dalla divisione in 5 sezioni. Una sezione centrale e 2 navate in ogni lato rievocavano le prime basiliche del pre-cristianesimo, ma anche la chiesa di Santo Stefano che Notre Dame avrebbe rimpiazzato. Replicare le 5 sezioni era un modo per dare un certo significato, una certa riverenza al nuovo edificio. E questo era legittimo non solo perché emulava il passato, ma anche perché nominava le vecchie abitudini. I canonici, i pellegrini, i devoti che conoscevano la vecchia cattedrale e che sarebbero entrati a Notre Dame avrebbero trovato le stesse aree del vecchio edificio. Non sarebbero rimasti scioccati o sconvolti. Notre Dame de Paris, dedicata alla Vergine Maria, doveva diventare la cattedrale più grande dell'epoca. Il maestro massone doveva dimostrarsi all'altezza di questo piano grandioso. Avrà pensato, come farò a costruire tutto questo nel territorio ristretto che ho sull'Île de la Cité? Ho bisogno di carri che trasportino le pietre, ho bisogno di spazio per la fucina, ho bisogno del fuoco, ho bisogno di sabbia, ho bisogno che in qualche modo tutti questi materiali siano riuniti in un sito. Fu come pianificare un'invasione. I lavori cominciarono nel 1163 e si protrassero nel corso dei secoli. Notre Dame richiese delle fondamenta colossali che sarebbero rimaste invisibili. La basilica contemporanea di Saint-Denis può aiutarci a capire le tecniche di costruzione del Medioevo. Come potete vedere, qui hanno utilizzato diversi tipi di pietre. Alcune volte si sono serviti di pietre provenienti da cave abbandonate. Potete vedere tracce di vecchie giunzioni. Ci sono anche delle pietre tagliate, già preparate e squadrate. Tutto questo vasto lavoro era invisibile e ha reso possibile l'immensità e la bellezza di ciò che sarebbe arrivato in seguito. Ma anche questo era un capolavoro nascosto. Come è stato progettato e costruito questo capolavoro nascosto? I lavori di costruzione cominciarono con il coro. Il primo passo fu quello di scavare per trovare un terreno abbastanza rigido da reggere il colossale numero di pietre delle fondamenta dell'edificio. Le condizioni geologiche della Île de la Cité non erano favorevoli. Hanno dovuto continuare a scavare fino a una profondità di 9 metri. Nove metri in basso. Dovete prendere l'altezza della banchina che vedete dietro di me, che è di circa 6 metri, e aggiungere la metà della profondità, in modo da raggiungere il livello in cui sono state gettate le fondamenta. Non solo il livello è molto profondo, ma è anche sommerso dall'acqua. Ogni inverno l'acqua saliva, quindi il terreno sarebbe stato inondato e le fondamenta sarebbero diventate instabili, non abbastanza solide. C'era il rischio che il terreno sprofondasse sotto le fondamenta della cattedrale, deformando la parte più alta del lavoro.
Per garantire la stabilità delle fondamenta nel terreno pieno d'acqua, il maestro massone decise di infilare degli enormi pali di legno nel sottosuolo. Infilare i pali sotto il letto del fiume, sotto le fondamenta, era un modo per evitare che le fondamenta fossero spazzate via e che la cattedrale fosse deformata. Una volta che i pali furono posizionati, i costruttori poterono costruire le fondamenta con calcare e malta. Bisognava fare una sorta di rete di fondamenta che sembrasse una piramide, con le fondamenta più larghe alla base che si stringevano in cima man mano che si saliva al livello del suolo. Profonde 9 metri, le fondamenta di Notre Dame avevano un'altra peculiarità. Proprio come a Saint-Denis, furono riutilizzate parti di vecchie costruzioni religiose, demolite per far posto alla cattedrale, come con le basi di queste colonne. In quegli anni le pietre avevano dei poteri, li irradiavano, erano cariche di energia, come le batterie dei giorni nostri. Per spiegarlo in maniera semplice, trasmettevano una forza simbolica, conferivano alle mura non solo protezione, ma anche continuità con le costruzioni antiche. Le fondamenta costruite fra il 1160 e il 1170 erano una delle forze principali della cattedrale. Questa forza si combinava con il potere delle pietre. Era presente nel sottosuolo di Parigi, pronta per essere raccolta come un frutto maturo. I materiali grezzi necessari furono trovati nelle colline circostanti. Rocce sedimentari e depositate 45 milioni di anni fa, secondo i geologi, in mari caldi e poco profondi, cosa che sembra piacevole, lasciando del magnifico calcare, tipico del bacino del centro di Parigi. L'argine del fiume Senna e dei suoi affluenti era ricco di ammassi di calcare. La Senna li portava direttamente a Parigi, fornendo al sito di costruzione tutto quello che serviva. Anche se Notre Dame fu costruita con la pietra, non poteva essere terminata senza un altro materiale, il legno. L'impalcatura di legno era essenziale nella costruzione della cattedrale. Il legno proveniva dalle foreste della diocesi. Guardando la cattedrale adesso, non pensiamo al legno, ma non saremmo in grado di costruire una cattedrale senza una grande quantità di legno che si presenti come una struttura intorno alle mura di pietra mentre queste emergono dal terreno. Grazie al legno, alla pietra e alle abilità dei costruttori, il coro della cattedrale prendeva forma. Nel giro di pochi anni arrivarono fino alle gallerie. Mentre erigevano i lucernari, i costruttori hanno anche cominciato a costruire gli archi rampanti alti 12 metri. Questi avrebbero garantito la stabilità delle volte. Costruire quegli archi è stata una sfida tecnologica. Avrà lasciato tutti a bocca aperta. In un certo senso è stato uno spettacolo vedere questi archi esterni che si innalzavano così in alto per sostenere i muri e il tetto. Una volta completato il lavoro, dei ganci di ferro sarebbero stati inseriti nella muratura per rinforzare e irrobustire le mura. Ma prima di costruire le volte, bisognava coprire l'edificio con una struttura di legno. La prima fu sostituita durante il secolo successivo, ma il suo ruolo fu fondamentale. Era importante erigere una struttura prima delle volte, perché ovviamente avrebbe protetto l'edificio, ma gli avrebbe anche dato volume. L'avrebbe riempito così tanto che le mura sarebbero state sorrette e non si sarebbero mosse. Una volta innalzata la struttura, i materiali per costruire le volte furono trasportati in alto con meccanismi speciali. Uno di questi meccanismi era la gru a ruota dentata o a gabbia di scoiattolo. Carichi di centinaia di chili potevano essere sollevati con una corda e una carrucola, attivate da una ruota che girava grazie a due uomini che camminavano all'interno della gru. La gabbia era un motore che insieme a una corda e a una carrucola trasportava tutto fino a 100 metri d'altezza. Le gru a gabbia di scoiattolo furono così importanti nel Medioevo che finirono nei manoscritti degli Illuminati.
Le enormi travi di legno destinate a sostenere gli archi delle volte quasi sicuramente furono innalzate nei travetti grazie a una grua a gabbia di scoiattolo. Quando furono innalzate, quelle volte erano le più alte al mondo e all'epoca erano uno dei progetti di costruzione più ambiziosi in Europa. La seconda parte della costruzione delle volte implicava che il massone mettesse le pietre sulle travi una a una, cominciando con la pietra di volta. Il resto delle pietre già tagliate nella misura esatta furono posizionate successivamente e fissate con la malta. La pietra di volta viene messa per prima perché la sua posizione determina dov'è il centro. Questo poi consente di riposizionare le travi e disporre il materiale necessario per la volta a vela. È la prima volta che si lavora così in alto. Immaginate l'impatto di queste persone che camminano e vedono questi archi in alto nell'aria e che pensano: oh mio Dio, come fanno a stare su? Gli archi, una volta posizionati, potevano essere utilizzati come fulcro per costruire i pannelli. Rimuovere le travi è stata l'ultima fase, la più delicata. In quel momento il rischio di crollo era altissimo. Tuttavia, non sono stati registrati incidenti nella costruzione di queste volte da record alte 35 metri. La costruzione delle volte è cominciata con il posizionamento degli archi e poi con quello dei pannelli sopra di essi. Erano giganteschi, coprivano all'incirca 100 metri quadrati. Nonostante il loro piccolo spessore, tra i 20 e i 30 centimetri, le volte di Notre Dame si sono rivelate incredibilmente efficienti durante l'incendio del 15 aprile 2019. Testimoniano la genialità dei loro costruttori medievali, avendo protetto la maggior parte della cattedrale non solo dalle fiamme, ma anche dalle migliaia di litri d'acqua utilizzate per spegnere il fuoco dall'alto. ...1177. Il coro della cattedrale è stato consacrato solo 17 anni dopo l'inizio dei lavori di Maurice de Sully. Essendo separato dal resto dell'edificio, ha potuto ospitare un intero set di reliquie sacre di Parigi. Oggetti che appartenevano a santi o frammenti dei loro corpi, adorati dai devoti. Le reliquie possono essere viste come la presenza del sacro sulla terra. Mi piace pensare alle reliquie sacre come la batteria che alimenta la macchina di un edificio sacro. Tra queste reliquie, una ciocca di capelli che si presume appartenesse alla Vergine Maria e una pietra che fu utilizzata per lapidare Santo Stefano. O un braccio che si suppone appartenesse all'Apostolo Andrea. Stiamo parlando di un arsenale di armi sacre che dovevano proteggere non solo la comunità del decano, il suo capitolo e il vescovo, ma l'intera città di Parigi. ...15 aprile 2019. La struttura in legno e il tetto di Notre Dame prendono fuoco. 1200 travi di quercia, soprannominate la foresta. Un incendio della foresta, il punto debole della cattedrale. E nonostante l'apparente fragilità, la struttura è robusta e indispensabile. Il peso della struttura teneva tutto insieme. Senza questo punto di pressione, le mura laterali della cattedrale avrebbero dovuto resistere alla spinta delle volte dall'interno e alla spinta degli archi rampanti dall'esterno, non necessariamente ovunque, solo in alcuni punti. Quindi il peso dell'intera struttura assicurava che tutto aderisse e impediva che le mura subissero troppa tensione. La struttura era il punto di forza che garantiva la sicurezza della cattedrale.
Sapevamo che in caso di un problema con il fuoco, la struttura si sarebbe bruciata, ma si sarebbe salvato l'edificio. Fa parte del suo DNA, integrata com'è nel suo design dai maestri massoni del XII e XIII secolo. La foresta di Notre Dame fu progettata per autodistruggersi in caso d'incendio. Non esiste più, ma era uguale alla struttura della cattedrale di Notre Dame di Rouen, uno degli esempi più perfetti dell'epoca. Le tecniche migliori potevano essere trovate a Rouen, ma anche nella maggior parte delle strutture in legno dell'epoca. Tutto era coordinato dai maestri massoni e dal maestro carpentiere. C'era un progetto generale. La struttura in legno di Notre Dame era già stata ricostruita una volta. Perché il maestro massone e il maestro carpentiere hanno scelto questa struttura? E come si spiega che sia rimasta intatta per 8 secoli? Le risposte possono essere trovate in quello che accadde la notte del 14 agosto 1218. La vigilia della festa dell'Assunzione della Vergine Maria, dei ladri si sono introdotti nei locali dei canonici di Notre Dame. Secondo una fonte, uno di questi ladri era un inglese. Hanno fatto irruzione nella parte superiore della cattedrale e hanno cercato di scendere per rubare di notte i paramenti liturgici e i vasi sacri. E qualcosa è andato storto. Hanno fatto cadere un candelabro e il coro ha preso fuoco. Notre Dame prese fuoco per la prima volta nella storia. Non conosciamo tutte le conseguenze di questo incendio, ma contribuì a lanciare un'enorme campagna di nuovi lavori fra il 1220 e il 1230. Durante lo stesso periodo stava per essere ultimata la costruzione della cattedrale di Chartres. Aveva delle enormi finestre, cosa che Notre Dame non aveva. E all'improvviso Notre Dame ebbe bisogno di cambiamenti, modernizzazione e migliorie. Potete immaginare come fu l'incontro con i maestri massoni, con i tagliapietre e gli altri artigiani, che dissero: affidateci il lavoro, siamo stati a Chartres, abbiamo visto cosa hanno fatto lì, noi possiamo fare di meglio. Fare di meglio significava far entrare più luce aprendo le finestre di Notre Dame, una nuova sfida per i costruttori medievali. Significava modificare il tetto e ricostruire completamente la struttura in legno. Era una struttura lunga oltre 100 metri, alta 10 metri, larga 13 metri e terribilmente instabile. Una struttura in legno ha un grande impatto sulla stabilità di un edificio, perché crea dei punti di pressione e molti punti di spinta. I punti di pressione spingevano soprattutto verso i lati, grazie alle travi. Le travi sono dei pezzi di legno molto lunghi che sostengono la copertura del tetto, portano il peso verso l'esterno. È importante avere questi travetti alla base. Sono dei pezzi di legno che collegano le travi e riducono l'espansione della struttura. Se tutto il congegno non è abbastanza solido, la struttura spinge verso il basso sulla muratura in pietra e la sezione crolla. Il problema principale della prima struttura era che le volte erano all'interno della stessa. Questo non permise di aggiungere dei travetti che avrebbero impedito alla struttura di espandersi. Come si poteva rimediare a questo errore? L'unica soluzione era costruire il muro più alto e far sì che la nuova struttura avesse dei travetti orizzontali, al fine di dare più stabilità a tutta la struttura. Furono aggiunti altri elementi per condividere il carico esercitato dalla vasta massa di legno e per rinforzarlo. L'unico materiale che poteva essere utilizzato in questo piano di consolidamento era il più nobile dei legni, la quercia.
Il legno di quercia ha un'eccezionale elasticità e resistenza meccanica e anche una straordinaria durata nel tempo. Ci interessa la compattezza fra la parte dell'albero che viene tagliata e il pezzo di legno che viene prodotto. Un albero produce solo un pezzo di legno, quindi gli alberi non solo devono essere solidi, ma anche enormi. I travetti passano per il triangolo del tetto orizzontalmente e attraversano tutto l'edificio. Quindi per una navata larga 13 metri, i travetti devono essere 50 centimetri più lunghi in ogni lato. Quindi sono necessari dei tronchi di alberi di almeno 14 metri. Si stima che la costruzione della struttura in legno di Notre Dame abbia richiesto fra le 1000 e le 2000 querce. Dove hanno trovato alberi così alti e in questa grande quantità? Vai, 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 così ancora. La soluzione medievale fu trovata in una tecnica dimenticata da tempo. Gli alberi venivano tagliati di netto in modo che potessero ricrescere, quindi le foreste potevano rinascere e continuare a produrre legno. Questa tecnica permetteva agli alberi di crescere più in fretta, più alti, più sottili e dritti, poiché erano alla ricerca della luce. Dopo 50 o 60 anni il legno era pronto per essere tagliato e utilizzato. Questa tecnica ingegnosa ha ridotto l'area che doveva essere disboscata. Gli scienziati stimano che la costruzione della struttura di Notre Dame abbia richiesto solo 3 o 4 ettari di foresta. Ciò equivale a 3 volte l'area occupata dalla cattedrale. I carpentieri lavorarono con le asce il legno giovane e appena tagliato, il che rese il lavoro di squadratura e angolatura retta molto più facile. La squadratura seguiva le linee naturali del legno, dando un'imbattibile solidità. Se segui il mio dito, puoi vedere che la fibra è rimasta intatta. Questi pezzi hanno conservato la stessa forma di come sono cresciuti, non si deformano. Tutti questi pezzi di legno che davano solidità alla struttura sono stati poi assemblati su una piattaforma sopra le volte. La foresta di Notre Dame è stata completata fra il 1220 e il 1230 e ha protetto l'edificio dalle intemperie per 8 secoli. È il segno di una straordinaria resistenza. Ha anche sorretto lo straordinario tetto di piombo, la sua struttura ripida e slanciata, visibile a tutti. La copertura del tetto poteva essere vista per chilometri. Per molto tempo è stata coperta da foglie d'oro. Questo la faceva brillare al sole, ma anche splendere al chiaro di luna. Una volta completato il monumentale tetto, non restava che completare le torri della cattedrale. Queste enormi torri divennero il volto di Notre Dame. Con 69 metri di altezza divennero le costruzioni più alte di Parigi. La funzione di queste due torri non è solo estetica. Le torri possono essere viste da molti chilometri di distanza, ma possono anche essere ascoltate. Quindi è importante ricordare che questi non sono solo segni visibili di potere. Sono modi per trasmettere il potere di Notre Dame anche attraverso il suono. Le torri di Notre Dame furono erette fra il 1230 e il 1250. Fu solo con la costruzione della Torre Eiffel, 650 anni dopo, nel 1889, che un edificio riuscì a superarle. Quando le torri furono completate, l'intera Notre Dame era finalmente pronta ad accogliere i suoi fedeli, quasi 70 anni dopo l'inizio della sua costruzione. Tuttavia, furono necessari altri lavori. Aprile 2019, ore 19:45.
Una delle cose più orribili che io abbia mai visto è l'aguglia in fiamme che crolla nella navata. Se studi architettura gotica, è l'ultima cosa che vorresti vedere. Per tutti noi che l'abbiamo visto, è stato un momento che non dimenticheremo mai. La guglia di Notre Dame è crollata sotto gli occhi inorriditi di tutto il mondo. Non era crollato semplicemente un monumento gigantesco, ma anche un simbolo, un'impresa architettonica di 93 metri di altezza. Questo colosso neogotico del peso di 500 tonnellate di piombo e 250 tonnellate di legno ha conferito a Notre Dame uno stile inconfondibile. Il crollo della guglia ha provocato i danni peggiori all'edificio. Ha portato con sé parti delle volte sopra la navata e del transetto che le attraversava. Era il punto debole della cattedrale in caso di incendio. Eppure i suoi progettisti erano stati i salvatori di Notre Dame all'epoca, consolidandola e facendola rimanere intatta per secoli. ...1843. Per 500 anni la cattedrale ha avuto un posto d'onore nel centro di Parigi. Il superbo edificio non aveva ceduto alle fiamme, ma agli assalti del tempo e dell'attività umana. Le statue dei re biblici erano state vandalizzate e distrutte durante la Rivoluzione francese. Molte pietre erano state fratturate o, per così dire, crepate dal freddo estremo o da altre condizioni, a tal punto che la struttura si era indebolita. Il tetto era in condizioni terribili, il che significava che l'acqua si stava infiltrando nelle volte. L'edificio sostanzialmente era stato abbandonato per circa 60 anni. Soprattutto era stato amputato uno degli arti di Notre Dame, la sua guglia medievale, costruita durante la metà del XIII secolo. Era una costruzione in legno e piombo che raggiungeva un'altezza di 78 metri. Era diventata pericolosa per l'edificio e fu smantellata fra il 1786 e il 1792. Ciò era dovuto a una struttura debole. Aveva mostrato segni di cedimento, come molte altre guglie medievali. La cattedrale doveva essere salvata. E così è stato, grazie al romanzo Notre Dame de Paris, scritto da Victor Hugo. Il romanzo era così popolare all'epoca che l'intera Francia si è mobilitata per salvare la cattedrale. Victor Hugo ha contribuito a fissare nell'immaginario collettivo l'importanza del Medioevo per l'identità della Francia, in particolare per l'identità di Parigi, quindi è uno di quei meravigliosi esempi in cui un romanzo cambia la storia. Nel 1843, due architetti specializzati nel restauro di monumenti medievali si offrirono volontari per riportare la Grande Dama al suo antico splendore. Erano Jean-Baptiste Lassieu, esperto e scrupoloso, e il 29enne stacanovista pieno di talento Eugène Viollet-le-Duc. Aveva un'energia illimitata, aveva viaggiato moltissimo, disegnava in modo estremamente veloce ed era capace di assimilare pagine di enciclopedia pur continuando a condurre grandi progetti di costruzione. Viollet-le-Duc si descriveva come appartenente sia al mondo dei vivi che dei morti. Credeva di essere l'erede dei costruttori medievali, perché si sentiva medievale e comunicava con le persone del Medioevo.
Con il sostegno dello Stato, Jean-Baptiste Lassus e Eugène Viollet-le-Duc hanno approfondito la storia del monumento e studiato la struttura. Hanno esaminato ogni punto debole, annotato ogni difetto e proposto un progetto di restauro completo. Il loro lavoro monumentale è stato archiviato e può essere trovato appena fuori Parigi, nella Mediateca di Architettura e Patrimonio di Charenton-le-Pont. Gli archivi sono eccezionali sia per quantità che per qualità. Questi sono quattro disegni del concorso del 1843, firmati sia da Viollet-le-Duc che da Jean-Baptiste Lassus. Possiamo vedere il grande progetto di restauro della facciata occidentale, inclusa la galleria delle statue dei re, il restauro di tutte le decorazioni scultoree che erano state incendiate durante la rivoluzione e anche una guglia progettata da entrambi gli architetti, simile a quella che era stata costruita nel Medioevo. Gli archivi attestano il colossale lavoro intrapreso dai due architetti. E poi solo da Viollet-le-Duc, dopo la morte inaspettata di Lassus nel 1857. Le vecchie pietre furono sostituite, così come gli archi rampanti. Le decorazioni scultoree furono ricostruite, furono create dozzine di gargoyle e chimere, progettate singolarmente dall'architetto, come la leggendaria strige. È come se Viollet-le-Duc avesse dato alla cattedrale un tocco di anima in più, a tal punto che oggi la strige e i gargoyle definiscono Notre-Dame più della figura dell'edificio stesso. Viollet-le-Duc non solo ha dato a Notre-Dame più profondità, ma l'ha anche rafforzata, assicurandone la stabilità. Il suo maggiore traguardo architettonico fu la ricostruzione della guglia. Viollet-le-Duc e Lassus inizialmente avevano immaginato la guglia come una copia di quella medievale. Ma dopo la morte di Lassus nel 1857, Viollet-le-Duc ha dato libero sfogo alla sua immaginazione e ha progettato una guglia esageratamente grande. Fa parte di un tipo di sistema estetico che riguarda semplicemente la bellezza e lo spettacolo e un'architettura profondamente potente. Nonostante fossero in piena rivoluzione industriale, Viollet-le-Duc intendeva replicare la guglia medievale. Sarebbe stata ricoperta di piombo, ma costruita con il legno, proprio come nel Medioevo. La guglia era parte integrante del tutto, quindi era inconcepibile utilizzare qualcosa che non fosse il legno di quercia. Era anche una sfida archeologica che ha comportato il rinnovamento e il potenziamento delle tecniche antiche, in particolare di quelle della carpenteria. Per cercare di vincere la sfida di costruire a 40 metri d'altezza, Viollet-le-Duc aveva bisogno dell'aiuto di un carpentiere eccezionale, che fosse anche esperto di ponteggi. Chiamò un certo Bellieu, considerato il migliore nel suo campo. Quindi ingaggiò un carpentiere incredibile, qualcuno che sapeva anche montare i ponteggi. E che, in particolare, aveva sperimentato e migliorato i ponteggi in legno. La guglia che avevano progettato finì per essere alta 93 metri. Era più alta di 20 metri di quella medievale. Sarebbe stato un lavoro folle abbellire la cattedrale, nonostante il rischio per il monumento. I lavori cominciarono nel 1858. La guglia di Viollet-le-Duc era così grande che, in caso di incendio, non sarebbe stato possibile evitare gravi danni alle volte.
Ciò nonostante, lui corse il rischio che se avesse preso fuoco, probabilmente sarebbe crollata, ma la creò in modo da farla durare per sempre. Viollet-le-Duc e Bellew crearono insieme una struttura slanciata e aerea. Era sia solida che estremamente pesante. Pesava 750 tonnellate. Il suo principale elemento strutturale era un enorme pignone di legno rinforzato dal resto della struttura. La struttura era sostenuta da quattro bracci obliqui, anch'essi a sbalzo su ognuna delle colonne di attraversamento del transetto, le più grandi della cattedrale. Viollet-le-Duc controbilanciò questo peso colossale, consolidando la muratura in pietra del transetto. Mentre faceva questo, sorprendentemente si imbatté nelle alte finestre originali di Notre Dame, che procedette a restaurare in modo autentico. Affiancare un elemento del XII secolo a uno del XIII secolo fu un'idea sia puramente architettonica che educativa. Il restauro fu istruttivo, ma come atto di consolidamento lo aiutò a costruire ancora di più. Quando il lavoro fu completato, la guglia fu assemblata e innalzata. Fu inaugurata il 15 agosto del 1859. Il suo completamento segna l'ultima grande fase dei lavori a Notre Dame. Centosessant'anni dopo, è accaduto il peggio. Un gigantesco ammasso di legno bruciato e di piombo fuso si è schiantato sulla parte superiore dell'edificio. Anche se l'incendio ha segnato profondamente la cattedrale, essa ha rivelato la sua forza e la sua ingegnosità. Testimonia ogni epoca gotica attraverso 8 secoli. Rimane il nostro orgoglioso retaggio. Ciò che rende Notre Dame una cattedrale di importanza vitale è la combinazione di tutte le tecniche e delle abilità coinvolte nella sua costruzione. Sono esattamente questi tipi di abilità e tecniche che bisogna tramandare. Questo è quello che Notre Dame può insegnarci oggi. Nel luglio del 2020, le autorità francesi hanno deciso di ricostruire una struttura in legno identica. È un doveroso omaggio ai carpentieri del Medioevo. Abbiamo tutto il legno necessario per ricostruire la struttura. Le foreste francesi sono piene di querce. Sappiamo utilizzare le asce per squadrare il legno. Inoltre, questo è il modo migliore per garantirne la durata. Notre Dame sarà sempre indistruttibile, malgrado la sua nuova guglia, che sarà ricreata in legno e piombo, seguendo i progetti originali di Viollet-le-Duc. La flèche di Viollet-le-Duc era una struttura spettacolare, era visibile da ogni lato della cattedrale e dotata di tanta bellezza, quindi ci sono tutte le ragioni per mantenere l'aspetto originale della cattedrale. La cattedrale è bloccata nel passato? Se è così, non è un passato qualsiasi. Perché se Notre Dame oggi è ancora in piedi, è grazie agli uomini e alle donne che l'hanno ideata la prima volta e che l'hanno ideata di nuovo, a coloro che l'hanno costruita e a coloro che la ricostruiranno.